Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Enrico Capaci. Molta gente confonde la calma, la tranquillità, il controllo, la pacatezza, se vogliamo la maturità, con la mancanza di spontaneità. Cioè una persona è pacata, tranquilla, autocontrollo, equilibrio, viene visto questo come non essere spontanei. Non c'entra nulla non essere spontanei. Non c'entra nulla non essere spontanei, cioè non vi salta in testa la possibilità che ci sia una persona calma, semplicemente, una persona calma, pacata, che si controlla perché reputa il controllo di certi istinti fondamentale per rapportarsi con gli altri. E non per formalità, non per preoccuparsi di quello che pensano gli altri, non per curarsi della propria immagine, nel senso di preoccuparsi ossessivamente di come si appare, ma semplicemente perché la propria natura è quella, la propria maturità è quella. E invece no, questo deve essere visto come mancanza di spontaneità. Cioè c'è gente che preferisce rispetto alle persone calme, pacate, tranquille, che hanno controllo, le persone che ti ruttano in faccia, le persone che ti vomitano tutto quello che hanno dentro, con zero controllo, zero rispetto e zero educazione. E questa sarebbe spontaneità. Giorgio Gaber diceva: io non sopporto chi è esageratamente controllato, quasi formale, e lì criticava la formalità, fatta come ostentazione di formalità. Non sopporto quel tipo di controllo lì, ma nemmeno chi per essere troppo autentico ti rutta in faccia. Perché quella è un'autenticità bestiale, è un'autenticità istintuale, priva di qualsiasi freno e priva di qualsiasi immaturità. Cioè, la maturità comporta un percorso psicologico, delle capacità interiori. Un uomo è maturo se ha equilibrio, se riesce a rapportarsi con gli altri in un certo modo. E non è necessariamente per ostentare e per dare importanza all'immagine. Che cazzo c'entra quello? Ci sono anche quelli non hanno certo la mia stima. Quindi iniziamo a capire che il controllo, la pazienza, la capacità di trattenersi, il rispetto per gli altri, la pacatezza sono delle qualità, non significa non essere spontanei. E non pensiamo che sia invece una qualità, non pensiamo che siano qualità quelle caratteristiche di quelle persone che ti vomitano, ti ruttano in faccia e ti buttano tutto quello che hanno dentro senza un minimo di rispetto, senza un minimo di niente. Quelle persone sono immature e francamente molto infantili e fastidiose. Non si capisce nemmeno questo. È possibile che non ci sia gente che non capisca questo? Questo mi credo molto spesso, molte volte nella mia vita. Sono sempre stato uno molto tranquillo, molto calmo e sempre mi sono dovuto sentire: ah, ma come sei trattenuto, come sei poco spontaneo. Io sono spontaneo, sono, come si dice, sono super spontaneo. Sono semplicemente, oltre che spontaneo, anche maturo. E non è che se qualcuno non manifesta rabbia, odio, eccetera, è un qualcuno che per forza trattiene. Ci sono persone, io sono sotto Cristo, che una rabbia non ce l'ha, l'odio non ce l'ha, l'invidia non ce l'ha, la voglia di calpestare l'altro non ce l'ha. Ci sono persone pacate perché sono così per natura. Un saluto, ciao.